giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che continua la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda ogni giovedì alle ore 19, a seconda parte della trasmissione. La trasmissione di oggi, scusate una, sì, la trasmissione di questa sera continuiamo la lettura del Gesù di Nazareth e dell'infamia umana, esattamente la seconda parte, cioè quella parte che è comparativa a passi simili inseriti nei vari Vangeli. Prima però di andare avanti con questa lettura, vi ricordo che non prendo le telefonate fino verso la fine, diciamo forse uno o due. Niente, volevo fare un piccolo discorso su quello che è successo in un speciale del TG1 che è andato in onda alle ore 23:20, sabato 31 ottobre 1998, penso di non sbagliare comunque come data. Era uno speciale del TG1 che parlava essenzialmente delle sette. Cioè, TG1 ha fatto questo speciale per parlare delle sette. Le sette religiose, in pratica, i gruppi religiosi. E in studio il giornalista, che non mi ricordo il nome del conduttore, aveva due personaggi. Un tale Lorenzo Minuti, un prete cattolico, che è presidente del GRIS. Il GRIS è gruppo, si chiamano Gruppo Ricerca 7, studi sulle 7, insomma, ed è un'organizzazione all'interno della Chiesa Cattolica che ha come compito impedire alle persone di sviluppare il proprio pensiero, di sviluppare il proprio credo, giocando sporco, ma molto sporco. E un altro signore che è Giorgio Bouchard, che da quello che si è capito è un valdese, è di religione sempre cristiana, ma valdese, ed è un saggista. Ora, al di là di quello che si è rappresentato come sette, o il discorso che il giornalista ha voluto fare sulle sette presentando varie situazioni, il discorso grosso che è venuto fuori era la contrapposizione fra questo Minuti e questo Bouchard. Perché è una contrapposizione forte? Perché c'è un giudizio essenzialmente di pericolosità che viene dato sui gruppi religiosi alternativi che loro definiscono sette. A parte il fatto che la più grande setta che esiste, l'unica setta che esiste è la religione cattolica in questo paese. Questa è la peggiore delle sette ed è l'unica setta da cui dopo le altre sono emanazioni. Cioè, nei filmati, quello che noi abbiamo visto, vabbè, hanno fatto vedere dei crawler ariani, però essenzialmente da quello che è emerso, le uniche situazioni religiose che vanno a sottomettere l'essere umano, che vanno a fare lavaggi del cervello, lasciamo perdere, parola troppo grossa, quelle che sottomettono sono tutte di derivazione cristiana, sono tutte cristocentriche, come diceva appunto nei discorsi, e sono tutte religioni o gruppi religiosi che sottomettono l'essere umano, esattamente come fa la Chiesa Cattolica. In pratica sono dei cattolici, diciamo, che si sono messi in proprio, che hanno deciso di dare il proprio messaggio, però usando gli stessi sistemi dei cattolici. Per cui se c'è un Dio creatore, ci sono magari gli UFO che invece hanno creato, se invece c'è la Chiesa Cattolica di Roma, c'è invece Mum, tante altre cose, il profeta, il nuovo Dio, il nuovo. Cioè, ci sono sempre sistemi per sottomettere gli esseri umani. Questo è essenzialmente il discorso. Dopodiché è stata presentata, fra le altre cose, anche la comunità di Damanhur, per esempio. La comunità di Damanhur, che è più vicina alle posizioni del New Age, più vicina a un certo tipo di paganesimo, anche se è un paganesimo che noi non condividiamo, però è abbastanza vicina. E proprio sulla comunità, a parte il discorso della pericolosità delle sette, è venuto fuori perché il giornalista che conduceva il programma prendeva spunto da un inserto di sette della settimana scorsa del Corriere della Sera, in cui c'era un articolo abbastanza lungo che parlava dei satanisti, e fra le altre cose c'era anche un articoletto di una tale Rodoani. La Rodoani è una tizia che fa da agente destabilizzante, in pratica, cioè praticamente fa da sputtanatore di tutte le persone. Ha scritto anche a me, ed è quella che mi ha pagato in contanti il Gesù di Nazareth e l'infamia umana.
e il libro d'Anticristo, spacciandosi come giovane trentenne aitante disponibile a farsi stuprare. Più o meno questo era il senso della lettera, per cui agisce in maniera molto sporca e agisce legata al Cris di Bologna ed agisce proprio per costruire delle situazioni che appaiano pericolose proprio per indicare la pericolosità delle persone. Per cui agisce in maniera molto, molto sporca, diciamo così. E appunto ha scritto un articoletto su questo 7 in cui diceva che esistono sacrifici umani, che esistono delle boiate pazzesche. E a queste boiate pazzesche, appunto, Bouchard ha ribattuto dicendo: queste sono questioni penali, cioè queste sono questioni giuridiche, che non hanno niente a che vedere col discorso religioso. E le questioni penali vanno dibattute in sede penale. Il discorso filosofico va dibattuto in qualunque sede, il discorso morale va ribattuto in qualunque altra sede, e il discorso morale e il discorso penale va ribattuto in un'altra parte. E comunque c'era invece Lorenzo Minuti che premeva moltissimo, per esempio, il lancio di sassi dai cavalcavia è opera dei satanisti. Bouchard ha risposto: beh, veramente questo è opera di maleducati, di persone scorrette, no, non di persone che hanno un credo religioso, che è molto diverso il discorso. Mentre invece Lorenzo Minuti premeva moltissimo sulla pericolosità delle sette. Qual era la contrapposizione che noi avevamo fra Bouchard, che è sempre cristiano ma valdese, e Minuti, che è invece un prete cattolico, presidente del CRIS, presidente di una delle peggiori organizzazioni di questo tipo, sono capaci di fare qualsiasi porcheria immane pur di fare le scarpe a qualcuno. E danno addentellati sia dentro la polizia, sia dentro ai giornali, ai giornalisti, cioè hanno parecchi addentellati, per cui possono mettere in piedi delle operazioni veramente sporche. Ricordate quella di Bologna, per esempio, un esempio classico. E la contrapposizione fra Bouchard e Minuti era questa. Bouchard, come Valdese, parlava della pericolosità intesa in senso di essere pericoloso, cioè di avere una filosofia, un modo di essere, un modo di vita che fosse socialmente pericoloso, cioè che fosse nocivo per le persone. Cioè, praticamente Bouchard dice: chi è nocivo per le persone può essere pericoloso. Mentre invece Minuti, prete cattolico, aveva un'altra visione della pericolosità. La sua visione della pericolosità era, ciao, era la perdita di controllo delle persone. Cioè, è pericoloso quel gruppo religioso che espone una filosofia, che espone dei principi che possono danneggiare la capacità della Chiesa cattolica di impossessarsi delle persone. Cioè, mentre per Bouchard, che è un valdese, la pericolosità era una pericolosità sociale, cioè nella misura in cui tu danneggi il sistema sociale, danneggi la vita delle persone, puoi essere pericoloso. Per Minuti non gliene frega niente la tua attività nei confronti delle persone, gli interessa la pericolosità nei confronti della Chiesa Cattolica. Per cui è pericolosi tutti quelli che hanno una visione del mondo, una dottrina, un modo di vivere che è in contrasto con la Chiesa Cattolica e che può mettere in discussione quella che è la visione assoluta della Chiesa Cattolica. Per cui Minuti non faceva altro che esternare, cioè sviluppare il concetto di pericolosità sulla società, esternando il proprio concetto di pericolosità, cioè la pericolosità rispetto all'infamia cattolica. Se voi avete una filosofia, un pensiero che impedisce ai cattolici di mettere in ginocchio bambini, voi siete pericolosi per i cattolici. Non è importante che voi state tentando di costruire il futuro, che state tentando di costruire la vita. Voi, scusate, per i cattolici siete pericolosi, per cui il concetto di pericolosità dei cattolici è il loro concetto di pericolosità, cioè per loro il pericolo è quello di perdere il bestiame da condurre al macello. A differenza di Bouchard, la pericolosità è quando sei pericoloso per la persona, cioè quando puoi fare del male alla persona. Questo era il concetto di pericolosità. Tant'è che vi ricordo che proprio il CRIS ha fatto insieme al Vaticano, ha fatto un sito sulle sette, che è un sito in America, nel Val Verde, adesso non mi ricordo più come si chiama, comunque coi motori di ricerca, se qualcuno usa internet lo trova, dove ha fatto un elenco di pericolosità fra le sette pagane.
la comunità di Damanhur per il CRIS è la comunità più pericolosa che ci sia. Ora, Bouchard, che è valdese, che è del Piemonte, del Canavese, e la comunità di Damanhur, credo che abbia una comunità nel Canavese, da quelle parti, Bouchard è andato a visitare la comunità di Damanhur. E Bouchard ha detto testualmente: per me, io con loro non sono d'accordo, perché io ho la visione di Dio, di Cristo, eccetera, però io non sono d'accordo, ma non sono pericolosi. Mentre invece Lorenzo Minuti, che è presidente del CRIS, il CRIS indica fra i pagani la comunità di Damanhur la più pericolosa. Ma perché questo? Perché per Bouchard la pericolosità sta nel danneggiare le persone. Dal momento che la comunità di Damanhur non danneggia le persone, ma costruisce delle vie, costruisce delle cose, comunque in ogni caso, che appartengono alle singole persone, per lui non sono pericolosi. Siccome invece Damanhur allontana le persone dalla Chiesa Cattolica, dall'orrore della Chiesa Cattolica, per Minuti, per il prete cattolico, Damanhur è pericolosa. Vi ricordo, fra parentesi, che il secondo gruppo pagano più pericoloso d'Italia siamo noi, indicati dal CRIS. Tanto per essere chiari come loro pensano o non pensano. Per cui noi abbiamo queste due posizioni che si sono scontrate. In realtà noi con Bouchard non saremmo mai d'accordo. Però Bouchard non si sta, i valdesi non si stanno impadronendo del sistema sociale, fanno ciò che loro ritengono giusto, cioè esternano la loro visione della vita, la loro visione cristiana, la loro lettura del Cristo, però non tentano di impossessarsi delle persone. Cioè, oppure, se lo fanno, fanno all'interno della loro comunità religiosa, non estendono questo a fare della vita. Per cui noi con Bouchard potremmo sempre discutere, non trovarci mai d'accordo, anzi forse anche discutere anche violentemente quando si parla di certi aspetti, però in ogni caso possiamo anche discuterci, perché il suo scopo non è quello di distruggere la vita, non è quello di saccheggiare il sistema sociale. Lorenzo Minuti invece è diverso, cioè il suo scopo fondamentale è quello di stuprare gli esseri umani, è quello di imporre la sottomissione al Dio padrone, è quello, Lorenzo Minuti è paragonabile a quelli che telefonano qui in questa radio, in questa trasmissione, dicendo: tu devi essere rispettoso, che vuol dire tu devi essere sottomesso. Per cui, davanti alla proposta di sottomissione, noi non possiamo accettarla, cioè non possiamo nel modo più assoluto, perché la proposta di sottomissione che viene fuori dai Vangeli va avanti e si sviluppa dove arriva la proposta di sottomissione, la proposta di stupro, lo stupro come atto. Cioè esiste la distruzione della persona e questo per noi è assolutamente inaccettabile. Quando hanno fatto vedere questo, fra le altre cose, Minuti ha spiegato come si fa a uscire da una setta. Ha detto: ci vuole un amico che da fuori il labirinto in cui la setta malvagia ti ha messo, sapessi dove vengono messe le persone che credono nel Dio pazzo, ti indichi la strada per uscire. E ha fatto un esempio parlando della setta, del gruppo di Mum, dove uno è venuto da lui facendo un discorso su una frase della Bibbia e lui gli ha dimostrato che mentiva perché quella frase nella Bibbia era scritta in maniera diversa. E allora questo ha lasciato la setta ed è uscito perché lui glielo ha dimostrato. A me non me ne frega niente se l'episodio sia vero o non sia vero, questi sono affari suoi. Il problema è questo, che lui può fare questa operazione soltanto partendo dall'a priori che la Bibbia sia una cosa reale. Cioè solo partendo dall'a priori, cioè dal presupposto che la Bibbia sia un libro sacro come emanazione del Dio, può fare questo tipo di operazioni. Ma siccome la Bibbia è cloaca, cioè è un modo per stuprare le persone, lui non può fare questo tipo di operazioni con le persone che considerano la Bibbia la cloaca. Ma peggio ancora, il discorso poi sulle frasi tradotte o non tradotte, passate male o non passate male, noi conosciamo centinaia di operazioni di falsificazione messe in atto dai cattolici. Centinaia. L'ultima è quella di Adorno, di cui vi ho parlato, di un stravolgimento di Socrate addirittura. Ma al di là di questo, esiste, le Bibbie vengono sempre tradotte, cioè esistono sempre traduzioni e il traduttore cerca sempre di adattare quello che lui pensa, quello che lui capisce, a quello che gli altri possono capire. Per cui, man mano che c'è la traduzione, esistono sempre gli strafalcioni.
Allora, non confondete mai gli strafalcioni delle traduzioni con la frase in se stessa, perché ci sono sempre delle pericolosità. Comunque, il signor Minuti sta facendo effettivamente un lavoro di destabilizzazione istituzionale, perché sta lavorando per impedire alle persone di esprimere le proprie idee. Naturalmente non viene la committa a dire tu non esprimi la propria idea, però agiscono a livello mafioso, a livello di sotterfugio, a livello bieco e verme, con dei rapporti anche all'interno della questura, perché il poliziotto, la questura non sa, magari non ha informazioni dirette, magari non se le è prese, a parte il mio caso che è molto particolare. Però non se le è prese, e allora va da chi ritiene che abbia le informazioni, va da Minuti e dice dammi le informazioni che c'hai su il tale gruppo, sulla tale cosa, e lui gli passa le informazioni che vuole. E dopo, per far chiarezza a questo, passano anni. Per cui esiste effettivamente una pericolosità del gris, una pericolosità di destabilizzazione istituzionale, di destabilizzazione sociale, ma esiste davvero, cioè non è la puttanata che dice ah, ma loro ci cola il cervello, perché i veri lavaggi del cervello vengono fatti dalla Chiesa Cattolica, vengono fatti mettendo in ginocchio i bambini. Per cui guardatevi sempre questo tipo di trasmissioni e ricordatevi che questo tipo di trasmissioni vi possono permettere di guardare in faccia il futuro. E passiamo ora alla trasmissione invece vera e propria di oggi. La trasmissione vera e propria di oggi è Gesù di Nazareth, l'infamia umana. E parliamo sempre della seconda parte di Gesù di Nazareth, l'infamia umana, dove c'è il confronto fra i vari passi del Vangelo similari e come vengono messi, come vengono articolati. E allora, stasera parliamo del fico sterile o maledetto. Allora, ricordo sempre che uso una Bibbia dei Paolini, quella che viene usata più popolarmente quando uso queste robe qua, per cui alcuni termini possono essere usati in maniera diversa in altre Bibbie, ma il senso fondamentale non cambia. Cito testualmente Matteo: la mattina dopo, tornando in città, ebbe fame Gesù, e visto un fico lungo la strada, gli si avvicinò, ma non trovandovi altro che foglie, disse: da te non nasca mai più frutto in eterno. E subito il fico si seccò. I discepoli, nel veder questo, rimasero stupiti ed esclamarono: come mai questo fico si è seccato all'istante? Gesù rispose dicendo loro: in verità vi dico, se avrete fede e non esiterete, farete non solo come è stato fatto a questo fico, ma quando anche diciate a questo monte: levati di là e gettati in mare, sarà fatto. Tutto ciò che chiederete con la fede nella preghiera, lo terrete. Andiamo avanti. Marco. Il giorno dopo, usciti appena da Betania, ebbe fame, visto da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se per caso vi trovasse qualche cosa, ma arrivato vicino non ci trovò che foglie. Benché non era il tempo dei fichi, allora dirigendogli la parola disse: che nessuno mangi più dei tuoi frutti. E i suoi discepoli lo udirono. Quando si fece sera, uscì dalla città e ripassando di buon mattino videro che il fico era seccato fin dalle radici. Allora Pietro, ricordandosene, gli disse: Maestro, guarda il fico che tu hai maledetto, è seccato. Gesù rispondendo, disse loro: abbiate fede in Dio. In verità vi assicuro che se uno dirà a questa montagna: sollevati e gettati in mare, e non esiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avvenga, gli avverrà. Per questo io vi dico, tutto quello che voi chiederete pregando, credete di averlo già ottenuto e vi avverrà. E quando vi mettete a pregare, perdonate se avete qualcosa contro qualcun altro, affinché il Padre vostro che nei cieli vi perdona le vostre colpe. E andiamo avanti, Luca. Disse Gesù pure questa parabola: un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna, andò a cercare il frutto, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono già 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo. Perché deve occupare il terreno inutilmente? Il vignaiolo gli rispose: Signore, lascialo ancora quest'anno per darmi il tempo di scavar tutto attorno e mettergli del concime. Se farà dei frutti, bene, se no, lo taglierai. Commento. Queste che vi ho presentato adesso sono ciò che dicono i Vangeli ufficiali.
Il racconto del fico è uno dei racconti chiave dei Vangeli e si trova essenzialmente in Marco e in Matteo, in quanto il senso della relazione è proprio della religione ebraica, in contrasto con tutte le altre forme religiose. È il Dio degli ebrei che dice a Sodoma e Gomorra: o fai quello che voglio io o ti anniento. È il Dio di Noè a mandare il diluvio universale per annientare tutte le genti. È il Dio degli ebrei a mandare le pestilenze in Egitto per riprendersi il bestiame umano. Pertanto, nella mentalità della religione ebraica, o fai quello che voglio io o ti distruggo. Fuori dalla religione ebraica, quel tipo di potere, quel tipo di relazione non ha senso. Anzi, è l'opposto della realtà dei popoli e delle relazioni che questi intrattengono col mondo circostante. L'esempio si trova in Marco e in Matteo. In Luca deve essere cambiato per diventare meno assoluto, più possibilista. In Giovanni sparisce, in quanto Giovanni comprende il pericolo ideologico di tale esempio. Se poi magari qualcuno lo trova anche su Giovanni, mi dispiace, io non l'ho trovato. Attraverso questo esempio viene visualizzata la relazione esistente fra Gesù e il circostante. L'esistente, il circostante, deve piegarsi al volere di Gesù, quando vuole, come vuole, prevedendo che egli voglia. In Marco è messo in evidenza come Gesù avesse fame. È importante questo, in quanto dimostra come Gesù in realtà non avesse nessun controllo sui suoi bisogni. Giovanni, in questo momento non ricordo bene, narra che egli digiunò per 40 giorni. No, forse è Matteo, digiunò per 40 giorni. Digiunare per 40 giorni implica un notevole controllo sul proprio corpo, una notevole disciplina, ben diversa da quello che ha un affamato che si precipita sul fico per vedere se per caso ci sono dei fichi, magari fuori stagione, come afferma Matteo. Io ho fatto 20 giorni di digiuno assoluto e vi assicuro che si possono fare 40 giorni senza problemi. Il messaggio del Vangelo è piegare l'esistente al volere della Chiesa cristiana, dei Vangeli e attraverso essi al volere divino. In questo Vangelo c'è una netta contrapposizione fra il paganesimo romano e l'ideologia cristiana. Mentre i romani diventano venere, diventando parte dell'oggettività, i cristiani piegano l'oggettività per soddisfare le proprie necessità. La contrapposizione è netta e decisa, non c'è mediazione. Nella religione romana il rispetto per ogni forma religiosa è un imperativo morale, tanto che molte forme religiose diventano parte integrante della religione romana, finendo per modificarla in modo sostanziale. Per i cristiani la distruzione di ogni fede o credo diverso deve avvenire con qualunque mezzo, e questo per loro diventa un imperativo morale. Il disprezzo per ogni altra forma religiosa dei cristiani nasce proprio dal Vangelo di Gesù e dall'esempio del comportamento di Gesù nei confronti del fico. Il fico è colpevole di non aver soddisfatto le voglie di Gesù e per questo Gesù lo distrugge. Il potere di Dio creatore dell'universo contro un fico. Quale magnificenza divina! Ma è l'atteggiamento proprio dei cristiani e delle religioni rivelate. Diventa poco importante dire se era stagione di fichi o meno, diventa importante sottolineare come il fico malvagio, secondo Gesù che lo condanna a morte, non aveva fichi da donare a Gesù quando Gesù gli venne voglia di mangiare fichi. Ammettendo che poco prima fosse passato qualcuno e si fosse preso i fichi di quell'albero, cosa avrebbe dovuto fare quell'albero? Impedirgli di prendere i fichi perché sicuramente sarebbe passato di lì un tale Gesù che aveva voglia di fichi e che sicuramente avrebbe frugato fra le foglie in cerca di fichi e non trovandole lo avrebbe distrutto? La parte più drammatica del racconto del Vangelo è che in Marco gli apostoli dicono a Gesù di guardare cos'era successo al fico. Gesù non esprime nessun rammarico per l'accaduto, non lo usa, ma lo usa per esaltare la forza, la potenza e il proprio potere, affermando che se voleva, pregando, poteva obbligare le montagne a gettarsi in mare. Queste affermazioni servono a dimostrare l'uso che Gesù intendeva fare del suo potere e quale sarebbe stato il destino degli esseri umani che avrebbero seguito i suoi insegnamenti. Vale per le pecore del buon pastore portate al macello? Vale per le anime pescate dal pescatore finite nella friggitrice? Vale per il fico che non soddisfa i suoi bisogni? E vale per le montagne che fino a prova contraria non gli facevano né a lui né ad altri alcun male? La predicazione di Gesù è una predicazione finalizzata allo sviluppo della pulsione di morte attraverso la quale sottomettere gli esseri umani. In Luca l'esempio del fico viene modificato e trasformato in parabola. Luca sa benissimo che non si può diffondere una religione soltanto minacciando e ricattando. Luca deve ammantare l'insegnamento di Gesù di disponibilità prima e di impersonalità poi. In Marco e in Matteo l'esempio è diretto. Immediatamente appare come Gesù sia malvagio. Non gli dà ciò che vuole e lo uccide.
In Luca tutto deve essere impersonale. L'episodio si svolge fra il padrone e il vignaiolo. Il padrone vuole distruggere il fico per liberare il terreno, il vignaiolo invece suggerisce al padrone un altro metodo. Il metodo introdotto dal vignaiolo non è costruito di sana pianta, ma è la mediazione che fa Luca fra il metodo di relazione religiosa del paganesimo romano e il metodo terroristico come appare in Marco e Matteo. I romani dicono: tieniti la tua religione, anzi, fammi capire com'è la tua religione, che se mi piace voglio seguirla anch'io. Marco e Matteo dicono: o fai quello che voglio io o ti ammazzo. La mediazione di Luca ha lo scopo di mantenere la minaccia di Marco e Matteo, anzi la rafforza, e nello stesso tempo di svuotare il fare della religione romana usando la sua apparenza ma rigettando la sostanza. La sostanza è l'accettazione partecipata alla religione diversa, la forma è la tolleranza. Luca dice: proviamo a vedere se facendo questo o quello l'albero si decide a darci frutti. Faccio questo e quello non per l'albero, ma perché voglio ottenere i frutti. Se l'albero non dà i frutti, lo tagliamo. Nella religione romana si affermava che si era tolleranti nella religione altrui proprio perché era la religione altrui e solo per il fatto di essere la religione altrui. Al contrario, i cristiani dicono: io sono tollerante nei confronti della tua religione, ma se tu non ti converti, io ti uccido. Per questo motivo, Luca rafforza la minaccia insita nei Vangeli di Marco e Matteo. La rafforza concedendogli una giustificazione apparente. Io ho provato a convertirti, ma tu hai continuato nel tuo credo diverso, dunque sono costretto ad ucciderti. Molte sentenze di processi attraverso i quali si bruciavano chi osava pensare sono formulate in questo modo. Alla morte del fico in Marco e Matteo, Luca aggiunge l'agonia. Il tormento del tentativo di conversione. Se i cristiani si sono comportati con le altre religioni, relazionandosi solo attraverso il saccheggio, il genocidio e la tortura, questo è quanto ordina il loro Gesù attraverso i suoi Vangeli. E vediamo un attimo come questo avviene. AD 19 novembre 1574. Essendo stato trasportato per l'ufficio della Santa Inquisizione in Torre de Nona, ecco, et condannato a morte per eretico pertinace Alessandro di Giacomo da Bassano, nello stato di Venezia, qual non volendo mai ascoltare persuasione nessuna che gli fusse fatta, anzi, sempre più ostinato e pertinace nella sua falsa opinione, et mai si volse ridurre nel grembo della Santa Madre Chiesa Romana. E tal fine, dopo l'avergli date tante persuasioni et buoni documenti, et non volendo intendere niente, se non secondo il suo pazzo cervello e ostinazione, fu alfin condotto in ponte, nel quel luogo fu abbruciato vivo, presenti gli appresso testimoni, confortatori della morte, Bastiano Caccini, Messer Marcantonio Isolano, Francesco Carmignano, Antonio Strambi. Per Monte Zazzera provveditore, Antonio Strambi scrivano, il 19 novembre 1594. Oppure, nell'agosto del 1581, essendo costituito in carcere di Conte Savella e condannato a morte per via di giustizia Riccardo Archinzono, figlio di Guglielmo, il quale, ostinatissimo nell'eresia, non si poté mai ridurre a confessare la santa fede, ma volse morire nella perversità sua. Et perché non intendeva la lingua italiana, furono chiamati dal provveditore quattro preti gesuiti inglesi, li quali con vive ragioni cercarono di ridurlo a pentimento. Et finalmente, vista l'ostinatezza sua, fu condotto alle 12 ore sopra un asino sulla piazza di San Pietro, stimolato con torce accese,
e condotto quivi gli fu mozza la mano destra, e poi abbruciato vivo, e la cenere fu lasciata al vento. Furono presenti gli sottoscritti testimoni, messer Ulisse, nostro cappellano, messer Filippo Fiorelli, governatore, messer Vincenzo Cenciolini, messer Cornelio Taruggi, messer Bartolomeo Ricci, messer Ambrogio Bonanzini, messer Giambattista Bonini, sacrestani e fattore. Vogliamo un attimo? Addì 25 di maggio 1569, essendo costituito nel suddetto carcere il detto giorno e condannato a morte per l'ufficio della Santa Inquisizione Don Francesco di Galeazio Venicellario, della Chiarella Diocesi di Milano, prete apostata del ordine minore, chiamato altramente Frate Giacomo, quale stando ostinato e non volendo mai con persuasione ridursi alla santa confessione, al fine la nostra compagnia si risolve mandare per il padre Pistoia Scappuccino et altri teologi zoccolanti e di quelli degli Jesus, quali disputorono con detto ostinato sopra la sua opinione sino alle 13 ore. Al fine, con l'aiuto dello Spirito Santo, si ridusse con grande umiltà a confessarsi e domandare perdono a Dio dei suoi peccati. Non fece testamento né lasciò memoria alcuna di presenti sottoscritti testimoni. Confortatori della notte, Messer Bastiano Caccini, Messer Agnolo dell'Orso, Messer Mariotto De Rossi, Messer Giambattista Italiani. Bene, proprio perché si è ridotto in grande umiltà a confessarsi e a domandare perdono, fu menato in ponte, dove fu prima impiccato e poi bruciato. Luca da Faenza, ostinato luterano, 28 febbraio 1569, essendo stato mandato nel carcere di Torre de Nona dagli ministri della Santa Inquisizione e condannato a morte per lasso et ostinato luterano Luca da Faenza, il quale dopo tutta la notte averlo combattuto et mandato per frati cappuccini et ancora loro esortatolo assai che si dovesse confessare, mai non ci fu ordine volessi sentir parola, e sempre volse stare nella sua pessima ostinazione. Al fine la mattina ad ora solita fu menato in ponte, dove così ostinato fu appiccato e poi bruciato. Presenti gli sottoscritti testimoni, confortatori, Messer Pietro Aldobrandini, Messer Marcantonio Isolano, Messer Bastiano Caccini, Messer Simone Salvadori. Andiamo ancora avanti. Addì 10 di giugno 1562, essendo costituito in carcere in Torre di Nona Maccario, monaco, greco, arcivescovo di Macedonia, et condannato a morte per via di giustizia, per eretico pertinace, et sempre stessi in quella sua maledetta ostinazione, et mai si volse confessare né lasciar memoria alcuna. Al fine fu menato in ponte e là fu appiccato e poi abbruciato. Presenti si trovavano la notte gli sottoscritti confortatori, Messer Luca Antonio Orlandi, Messer Giambattista Perini, Messer Raffaello Benozzi, Messer Vincenzo Cenciolini, Messer Pagolo Guarnacci. Addì 19 agosto 1556. Essendo costituito in carcere in Campidoglio Pomponio Angerio di Nola per luterano e condannato a morte per via di giustizia, e da poi che fu assai esortato alla confessione, non volse mai udir cosa alcuna, anzi sempre più perfido nella sua ostinazione, non si volse mai confessare, né tanto poco udir la santa messa, né manco lasciar memoria alcuna di lui, né delle sue cose.
presenti gli sottoscritti testimoni, confortatori, Manzuoli, Guarnacci, Cecolini, De Barberino, Da Colle, poi fu menato in piazza Navona e come ostinato fu abbruciato vivo. Andiamo avanti? Ne ho finché volete, signori miei. AD 15 di giugno 1556. Essendo costituito in carcere in Torre de Nona, frate Ambrogio da Cavoli da Milano, ed condannato dalla giustizia a morte per eretico, non si volle mai confessarne o dir messa, anzi stette sempre fermo nella sua falsa opinione. Presenti gli sottoscritti. Lasciò un anello d'oro che aveva, che si volessi dare per amor di Dio. Poi fu menato in campo di fiori e lì appiccato e poi bruciato. Questi sono alcuni esempi di quello che ha combinato quel pazzo di Nazareth, davanti al quale i cattolici costringono in ginocchio bambini indifesi. È veramente vergognoso. C'è di una vergogna immensa che pesa su ogni cattolico per partecipazione morale. Ogni cattolico è responsabile moralmente di tutti questi milioni e milioni di omicidi. E la Chiesa Cattolica non potrà mai dire: mai è stato lo Stato, mai è stato il nobile, mai è stato il padrone. No, tutto questo è frutto della Chiesa Cattolica e di ogni cattolico. Vediamo. Pronto? Pronto? Ogni cattolico è responsabile di questa miseria. Ogni cattolico è moralmente responsabile di strage. Ogni cattolico è moralmente responsabile di genocidio. Ora io prendo atto. Col concordato, lo Stato italiano, questo e quello precedente, hanno concordato che la Chiesa Cattolica è sovrana nel proprio ambito. Prendo atto di questo. Lo Stato italiano rinuncia a perseguire penalmente i cattolici fin tanto che i cattolici esercitano la loro fede. Però ricordatevi che il cattolicesimo cerca sempre di imporsi nel sistema sociale, cerca sempre di stuprare le persone, cerca sempre di metterle in ginocchio. Per cui il pericolo è sempre là. Il pericolo è sempre in attesa. Sempre in attesa c'è sempre qualcuno che vuole abolire la legge sull'aborto. La legge sull'aborto ha consentito la diminuzione degli aborti, li ha portati a un numero minimo da due secoli a questa parte. Non solo, ma ha dato sicurezza a chi affronta le sue prove e la sua vita. Bene, i cattolici vogliono abolirla, perché solo abolendo quella legge possono costruire miseria, possono stuprare persone indifese, possono mettere in ginocchio chi non si può difendere. Pertanto state attenti, il pazzo di Nazareth è sempre là, pronto a stuprare individui indifesi. Wojtyla non vede l'ora di poter continuare ad uccidere chi non si può difendere. Pronto? Sì? Sono il prete De Foggia. Ancora, dimmi tutto, dai. Guarda che non sono d'accordo quando che te continui a dire sta roba sul pazzo di Nazareth. Anche perché su Fiume di Miami, sta roba qua non gli era mia tanto d'accordo, non ha mai detto sta roba qua. Ah sì, quale gadito? Questi, eh? Quale gadito? Le affermazioni tipo letture del porno de Luca e suo compari là. Che bello quando te dici Luca con due C. Se parla una città vicino alla Toscana, ma non importa. Sta roba non riguarda il Cristo. Questa roba riguarda quei puttanieri, magari questi puttanieri, magari, che dopo che ha scritto queste robe, capito? Ti pensa quanto infame che può essere uno che si acciappa con Figaro e ormai dice perché non hai figli. Ma te pensi tu? Casa mia mi viene in mente con una Zizuara che avevo piantato 4 anni fa, 5. Non fa mai niente. E ora, secondo stimati, dovrei acciappare la segala e buttarla via. Non so, due alberi che dovrei fare pomi e mi fate anche un pomo. E quello da buttare via, perché mi fai pomi. Io lui dice, sta roba qua. Finché sei pomi posso anche essere a noccio. No, ma sta roba qua, voglio dire, è roba senza alcun criterio, fatte da scriteriati
che esistessi che dopo che hai bisai roghi. Sì, non so d'accordo quando che te che dai la colpa da questo al Cristo. E Cristo, dal mio punto di vista, non c'entra niente. Questi se matti da ligare. Questi qua, se io li che ho messo delle parole in bocca a un matto e io la costruisco. Sì, ma è Cristo non l'ha mai detto questa roba qua. Sì, ma mi vorria che te spiegassi. Vorrei che ti spiegassi che secondo te i quattro Vangeli ufficiali non sono mai stati scritti dal Cristo. Sì, non sono mai stati scritti dal Cristo, no? Certo. Si è scritti Iori, si è scritti i preti, tra voi. Punto, cioè, se Iori si è fatto queste puttanate qua. E Iori che ha da mangiarsi tutta la merda che gli ha sempre fatto. Ma non sono d'accordo che abbia fatto a Cristo. Secondo me, ho un'altra idea. Cioè, siccome mi ho visto come era le robe. No, scusa, ti devi capire il mio pensiero, mi non so mia qua, la Ischia Telecom. Ti saluto, te che capisco il mio pensiero. Certo. Ciao, Tia. Intanto, vuol sentire Franco. Cioè, in effetti, il problema è questo. Che secondo moltissime persone, quel Cristo avrebbe detto altre cose. Ora, il problema qual è? Il problema è da precisare questo. Mi so che allora che c'era un sacco di gente che andava in giro a predicare. Che c'era un sacco di gente che diceva dire tante robe. E mi so che c'era tutta una serie di religioni misteriche, tutta una serie di robe che si stava costruendo, che erano anche abbastanza importanti volendo, dove c'era dei delinquenti, cioè delle persone che non capiva niente, cioè non riuscivano a capire i messaggi esoterici che davano. E le si costruiva loro uno schema, e si costruiva loro un Vangelo, tipo Marco, Matteo, insomma Luca, si scostiva dei Vangeli su delle cose che assolutamente non capivano. E quello che era il loro tentativo era quello di separare le persone dal sistema sociale per avergene il controllo. Chiaramente, inizialmente Iga comincia con delle persone collaterali, con delle persone che non avevano nessun valore. Però dopo il condizionamento educazionale, forse di massacrare la testa dei butei, sta roba quasi venuto fuori. Però non c'era nessun messaggio esoterico, nessun messaggio magico dentro. Ora, Franco dice, mi e Cristo si diverge. Effettivamente, ogni persona ha il diritto anche di leggere Dio in maniera diversa, di leggere l'assoluto in maniera diversa. Cioè, esistono tante visioni. Cioè, le persone legano i suoi adattamenti e la sua lettura della vita. Questo è chiaro. Però a me non è che mi interessa stabilire com'era quel Cristo, cioè, anche perché prima di tutto non è mai esistito, però c'erano un sacco di religioni misteriche che erano effettivamente interessanti. Cioè, io ci sto lavorando sul Tommaso Didimo e è effettivamente interessante dal punto di vista esoterico, cioè effettivamente era una via alla stregoneria. Per cui Franco dice, mi nego il fatto che i Vangeli ufficiali gli dà la testimonianza del Cristo, per cui quel che ti distise è quello. Però quello abbiamo, cioè la storia è stata fatta da questo. Pronto? Pronto? Radio Gamma 5? Sì, sono io. C'è un magazzino? No, devi chiamare l'altra parte. Ah, grazie. 777, ok, ciao. Il problema è che la storia è stata fatta da questo. Cioè, tutte le leggi, le nazioni, gli incoronamenti degli imperatori, tutto lo stupro delle persone, i concetti filosofici dal punto di vista della costruzione dei sistemi sociali, e nasce da questo. Se noi non affrontiamo le cose da questo, non riusciamo a capire cosa è avvenuto. Cioè, i Vangeli e la Bibbia a noi ci danno la descrizione del male e della perversione. Per cui noi dobbiamo riuscire a leggere il male e la perversione per dire queste cose non le vogliamo. Se dopo una persona mi dice io faccio altre cose, cioè mi uso la parola Cristo, la parola Gesù, per indicare altre cose che io ritengo importanti, che mi ritengo positive, va bene, cioè è una tua operazione, hai il diritto di farlo, va bene. Però quella cosa che tu fai non ha stuprato le persone, cioè è una cosa importante che stai facendo tu, che però non ha danneggiato le persone, non ha messo in ginocchio le persone, non ha ucciso chi non si poteva difendere, non ha detto o te fai quel che te voglio mi o te copo. E allora la tua cosa che è tua, se arriva ad essere vincente, benissimo. Cioè, io ho un grande rispetto per Fra Dolcino, per As, per tutti quelli che leggevano il Vangelo in maniera diversa e dicevano, no, caso, la Chiesa Cattolica non gara a essere ricca, per esempio, non gara a badare più altre cose. Io ho molto rispetto per loro, indubbiamente. Però questo non cambia la sostanza delle cose. Cioè, non cambia il fatto che tutto quello che è la struttura dei sistemi sociali
passi attraverso i Vangeli ufficiali e gli Atti degli Apostoli, cioè tutta una serie di cose. Io sto analizzando questo in questo momento. Pronto? Sì? Claudio? Sì? Ciao. Ciao. Ascolta, allora io volevo chiederti alcune cose, no? E adesso tu dici che praticamente il Vangelo è una costruzione fasulla, un falso storico fatto ad opera, ad arte, diciamo, da questi apostoli che hanno sì. mistificato altre religioni misteriche e tutto quanto per scopi propri, certo. diciamo, no? E allora, però ci sono delle cose da dire che a me mi mettono in difficoltà, nel senso che storicamente non si può dire che Gesù Cristo non è esistito, perché ci sono anche testimonianze non cristiane ma pagane che un Gesù storico ci sia stato, insomma. Sì, sì, ma esiste una figura di riferimento, sì. ed esistono tanti Gesù. Sì. D'accordo, allora cosa dopo lui abbia detto veramente non lo possiamo sapere. Ma no. perché tu vuoi sapere cosa ha detto veramente? Poi ti dico. Comunque le cose che a me mettono in difficoltà sono queste. Allora, poniamo che gli apostoli abbiano scritto tutte baggianate, abbiano fatto un'operazione apposta per poter avere un dominio sugli altri, diciamo, no? E però... nei Vangeli stessi si descrivono come persone, per esempio Pietro che rinnega Gesù nel momento cruciale quando viene preso e condannato, lo rinnega e scappa. Tutti scappano e lo lasciano là, praticamente erano dei pavidi, gente che non aveva nessuno spessore, diciamo. Guarda che c'è il diritto di scappare davanti a preponderanti forze sì, nemiche. Sì, però quello che non si capisce, o almeno quello che io non capisco, è come mai questi qua, che a un certo punto quando vedono una malparata se la danno a gambe, no? Lasciano che le cose vadano come sono andate e però dopo... sono disposti a morire per questa stessa dottrina e per questa stessa persona che prima rinnegano. Sì, ma... cioè al momento che viene crocifisso questi qua lo rinnegano, scappano via, dicono io non ho mai conosciuto, non ho niente a che fare con che là. Dopo questi qua, pur di diffondere la parola di questo Gesù, si fanno ammazzare sì, in malo modo. Scusa, ma non ti sembra... Non ti allora io credo che uno sia disposto, ma guarda che ti faccio queste cose, non per darti conto, sai, per capire bene... No, mi stai confermando quello che sto dicendo, Perché? Perché e tu mi stai dimostrando che se due cose potevano avvenire in contemporaneamente, cioè il sacrificio dell'apostolo col profeta... Sì. E il fatto stesso che sia sta bisogno di scrivere una storia anteriormente, no? In cui si definisce se stesso vile e dopo magari si affronta in maniera eroica e sì. le cose, cioè probabilmente la prima è inventata. Cioè perché... No, questo non lo... Poi me lo spieghi, perché ti faccio tutta una serie di domande, poi metto giù tutto mi dovrei rispondi. Segnarmele, va bene, dai. Allora aspetta, perché questi qua, tutto momento, cioè uno, capisco uno che sia pronto a morire per un'idea sua in cui ci crede, no? Però uno che sia pronto a morire per una cosa che sta falsa, insomma, ci penso su un po', dico, come fa a morire uno per una cosa che è falsa, che sa lui di averla scritta, di averla inventata e tutto quanto. Ma guarda che è morto per questione di tasse, Cioè la persecuzione che hanno avuto è stata, quella degli apostoli è stata molto accidentale, a sì. parte i zeloti che li hanno fatti fuori per questioni sue. Sì, cioè, però uno prima allora dice, questi qua, subito dopo la morte... diventano coraggiosi, diventano che sono disposti a tutto pur di diffondere questa dottrina. Tu dici che è stata una persecuzione per tasse, però comunque non hanno abbandonato poi la fede, tra virgolette, diciamo. No, e hanno non hanno avuto grandi difficoltà. Come? Non hanno avuto neanche grandi difficoltà e tutto sommato non sapevano fare altro nella vita. Sì. Beh, cioè, non è che avessero avuto grandi difficoltà. Ti rispondo per radio? Sì, ma io avevo anche altre domande, sempre su te, posso farti? Sì, spero di ricordarmele però. Sì, ecco, allora, intanto tu parti dal fatto che inizialmente non esiste una coscienza,
cioè tutto si autogenera praticamente a partire da una propria volontà, da una propria determinazione, dal brodo primordiale, tutto qua. Cioè tutto si autoesplica da solo, si evolve e tende a diventare di coscienza, tanto è vero che tu parli che alla fine ci sarà la coscienza collettiva finale. Le forze della trasformazione sono interne, sì. Allora, come può esistere una costruzione comune, una comune volontà di attuare questa coscienza, se ogni cosa è mossa dal proprio intento, dalla propria volontà di diventare eterna, per conto proprio? Sì. Giusto? Boh. Dato che la vita, secondo la tua filosofia, è questa opportunità, sì, come si fa ad avere un progetto comune quando invece ogni cosa deve arrangiarsi a diventare quello che è o quello che vuole, non so io come dopo. Senti, guarda che la domanda che mi hai fatto già dà una risposta lunghissima. Tu rispondimi anche nelle altre trasmissioni. Io quando io ti rispondo su questa direttamente perché dopo mi dimentico. Ah, va sai. Bene, ecco. E ti rispondo anche alla prima parte. Sì. Va bon? Petra, c'è un'altra roba. Beh, no, quella magari te la chiedo un'altra volta. Sì, dai. Ecco, ok. Meglio, grazie, ciao. Allora, non rispondo più alle telefonate perché già con questa mi ha un po' mandato in tilt il cervello. Allora, il discorso è questo. Il problema è non è mai esistita una figura del Gesù Cristo come descritta nei Vangeli ufficiali. Sono esistiti vari Gesù, cioè vari personaggi che appartenevano a delle religioni misteriche, non erano altro che i maestri di queste religioni misteriche. Erano esseni, zelotti, erano pagani. Non rispondo più a telefonate, scusate un attimo, non rispondo proprio più. Seguivano Adone, seguivano tanti, dalla Siria poi ne arrivavano ne arrivavano a tonnellate. Per cui non esisteva una figura di Gesù, però il nome Gesù era un nome utilizzabile, primo. Secondo, è esistito un personaggio un centinaio d'anni prima da cui si traggono alcuni episodi di vita, cioè nel Gesù di Vangelo Ufficiale troviamo alcuni episodi di vita relativi a un personaggio che c'è un centinaio d'anni prima, c'è un personaggio fisico esistito. E questo è la fonte per alcuni. Non rispondo più alle telefonate, portate pazienza, sono alla fine della trasmissione e devo rispondere a questa telefonata che non finisco più. Esistono un personaggio che dà la fisicità, cioè dagli episodi fisici dei Vangeli. Esistono vari Gesù che predicano in giro per la Palestina, poi altre centinaia di predicatori, cioè tutto un pullulare la Palestina di queste qua. E queste sono le cose che esistono. Dopodiché le religioni misteriche vengono via via a sparire e una di queste qua è il Tommaso Didimo. Cioè Tommaso Didimo, che sarebbe il cosiddetto gemello di Gesù, va a scrivere tutta una serie di insegnamenti, per cui esiste un corpo dottrinale che è ben più antico, cioè ben più antico di quello che è i Vangeli normali. Dopodiché c'è un Marco, un Matteo e altra gente che prendono dal corpo dottrinale, prendono un po' di episodi di questo personaggio e mescolano e danno una struttura con cui assoggettare le persone. Per cui non esiste assolutamente né resurrezione, non esiste il discorso, del processo, cioè tutte queste cose qua non esistono. Chiaramente ci sono dei personaggi che sono processati, chiaramente esistono dei personaggi che andavano in giro a raccontare di guarire. Anche nella filosofia greca alcuni filosofi fanno i guaritori, cioè i guaritori sono una roba abbastanza normale. Apollonio di Tiana, che è più o meno di quel periodo, di un secolo prima o dopo, anche lui fa centinaia di guarigioni. Non rispondo più alle telefonate, per cui è inutile che telefonate. E per cui esistono tutti questi personaggi ed esistono gli evangelisti ufficiali che traggono da questo un sistema per costruire un gruppo, per costruire una parte del gruppo, un gruppo che vengono denominati cristiani e che si inserisce all'interno della Palestina e che prendono anche degli spunti dai greci, perché ricordiamoci che con Alessandro Magno in Palestina sono arrivati i greci e sono arrivata la filosofia greca, tipo i Sadducei erano di ispirazione greca. Per cui esiste tutto questo calderone in cui alcuni personaggi pescano, tirano fuori le cose che gli servono e vanno a costruirsi i loro Vangeli. Vanno a costruirsi i loro Vangeli per mettere in ginocchio le persone.
non esiste Gesù che risorge, non esiste miracolo, non esistono re magi, non esiste niente di tutto questo, e non esiste nemmeno la persecuzione contro i cristiani. Semplicemente i cristiani si separano da quello che è il tessuto sociale, gli zeloti cercano di massacrarli, perché probabilmente esistono degli scontri per cui alcuni cristiani se ne vanno in giro e vanno a Roma, vanno di qua e di là. A Roma i cristiani hanno libertà religiosa, nel senso che vengono scambiati immediatamente per ebrei. Gli ebrei a Roma hanno indipendenza religiosa, cioè possono praticare la loro religione, cioè perché è una religione riconosciuta. Solo che a Roma i cristiani si comportano esattamente come le altre religioni misteriche, cioè come mitriani, eccetera. E la vera persecuzione di Nerone è in realtà contro i mitriani. Cioè la prima persecuzione, dove dovrebbe morire sto, non rispondo più al telefono, è inutile che telefonate, sono praticamente persecuzioni contro i mitriani, e verrebbero ammazzati questo Paolo, questo Pietro. E vengono ammazzati fra gli altri. Però il fatto che vengono ammazzati non è una persecuzione contro i cristiani, è perché si vuole fare, si vuole evitare che certi elementi estremi delle religioni misteriche vadano ad incidere sulla società romana. E viene applicata una legge che adesso non è la Senato Consultori, adesso non mi ricordo più, comunque venne applicata 180 e circa qualcosa avanti Cristo contro le baccanti, contro i baccanali, perché anche i baccanti erano una regione misterica e stavano un po' saccheggiando quella che era la struttura romana, cioè stavano un po' depravando quella che era la struttura romana. Il Senato fece una legge persecutoria nei loro confronti e riuscirono a contenerli entro certi limiti. Naturalmente non superando quei limiti non si veniva perseguitati, superando quei limiti si veniva perseguitati. Questo è il discorso, per cui questo non è mai venuto. Vediamo un attimino all'ultima parte della domanda. Ricordo sempre che non rispondo al telefono. Nella nostra struttura di pensiero tutte le forze della trasformazione, cioè necessità praticamente, sono all'interno di tutto ciò che esiste. Cioè l'energia vitale all'inizio dello spazio e del tempo ha necessità di muoversi, cioè ce l'ha all'interno, e noi come pagani lo riconosciamo come un fare divino, come un'essenza divina. Bene, l'energia vitale vista attraverso la stregoneria ha solo movimento e basta, non ha coscienza, non ha consapevolezza, non ha neanche direzione il movimento, cioè, è un movimento in espansione, ma è solo movimento e basta, e necessità è all'interno del movimento. L'energia vitale ad un certo punto, per condizioni del movimento, diventa cosciente, cioè una parte dell'energia vitale diventa cosciente, e la coscienza dell'energia vitale in quel momento si separa dall'incosciente, cioè il cosciente riconosce se stesso e si separa dall'incosciente. Questo è il primo movimento. Questo movimento è un movimento universale. In quel momento, quando una parte di energia vitale diventa cosciente di se stessa e si separa dall'inconscio, ricordo sempre che non rispondo più al telefono perché sto già per lasciare la radio, perché stanno per arrivare gli altri speaker. In quel momento quella coscienza si fa fatto, cioè alla necessità che la spinge a muoversi aggiunge e somma la propria volontà, cioè alla necessità che ha fatto in modo che quella parte, quel pezzetto di energia vitale diventi cosciente di se stesso e tende e separa se stesso dall'inconscio, somma la propria volontà, come il proprio desiderio di espandersi e di crescere. E questo è un elemento insito nella coscienza. Ora, questo qua è un elemento universale, cioè ogni coscienza che esiste, dal verme all'essere umano, alla stella, alla galassia, eccetera, cerca di espandersi, cerca di crescere. E questo è una forza che è interna agli esseri, interna all'esistente. Dopodiché, ogni singola coscienza, con tutte le trasformazioni che ci sono, mette le proprie specificità, mette le proprie determinazioni. Per cui il progetto finale non è un progetto definito, è la prospettiva del presente, non è un progetto definito. Vediamo un attimo.
Pronto? Era un disturbatore. Per cui non esiste un progetto finito, cioè alla fine del tempo costruiamo la coscienza universale. Questo non esiste. Esiste la tensione di tutto ciò che esiste, di tutto ciò che è consapevole, a crescere e continuare a crescere e crescere ancora. Noi sappiamo, attraverso l'alterazione della percezione, che il fine di questo è quello, che è nella religione induista, suona come Brahma, non Brahma. Cioè, quando c'è Brahma, la coscienza si dissolve, c'è il caos. Dal caos si separano le coscienze costruiscono se stesse e si proiettano i mutamenti. Vi ringrazio di avermi ascoltato, io sono Claudio Simeoni, a trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo, se posso, probabilmente non ci sarò giovedì prossimo, però farò in modo di esserci. E forse anche al pranzo, non so se ce la farò, farò in modo di esserci se è possibile, portate pazienza, non so cosa posso fare. E vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesano 8 Marghera, e vi ringrazio per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo, sempre su Radio Gamma, sperando di poter esserci eventualmente giovedì dopo ancora. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci alla prossima trasmissione. Niente, non ho altro da dire. Io vi ho detto tutto quello che potevo dirvi, che potevo sapere. Mi dispiace per quest'ultima telefonata, ma mi ha letteralmente subissato di domande che richiedono risposte lunghissime. Spero che siano state sufficienti, e se no le ridarò e continuerò a ridarle ancora. Basta che la radioascoltatrice le riformuli e io le ridarò ancora. Bene, vedo che stanno per arrivare i ragazzi che per fare musica. Grazie ancora, questa è Radio Gamma, la più grande radio del Veneto, che trasmette su 94 FM. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.